a tutti. Oggi sono tornata con la recensione di un libro che è un libro veramente fantastico, che mi è piaciuto tantissimo dall'inizio alla fine. E sto parlando di questo libro qui, Storia di una ladra di libri, di Marcus Tusak, edito dalla Frassinelli. Allora, quando era uscito il film, avevo visto il trailer e mi aveva colpito come storia, però prima ho voluto leggere il libro, ed è un libro che veramente merita di essere letto, ve lo consiglio. Allora, la cosa particolare è che la storia è narrata interamente in prima persona dalla morte, e l'ambientazione è quella della Germania nazista tra il 1939 e il 1943. Allora, la storia parla di questa ragazzina, Leslie, che deve essere adottata insieme al fratellino da una famiglia e la madre naturale le accompagna in treno. Durante il viaggio il bambino muore e viene poi seppellito nel primo paese in cui poi si ferma il treno. In cimitero, alla fine del funerale, la bambina trova un libricino che era stato perso da uno dei becchini e se lo tiene. Arrivata dalla nuova famiglia, la madre affidata, cioè adottiva, viene descritta come una donna cattiva, maleducata, un po' grossa, insomma, classico personaggio cattivo. Il padre adottivo invece viene descritto come un uomo molto molto buono e molto dolce, che soprattutto nelle prime pagine uno si chiede come cavolo fanno a stare insieme questi due. Cioè sembrano proprio tipo il diavolo e l'acqua santa, per fare un esempio. Passano le giornate e insomma, giornate abbastanza tranquille, tra la scuola, le commissioni per la madre, i giochi con gli amici, in particolare con Rudy. L'unica cosa che un po' stona, diciamo, della tranquillità della sua vita sono gli incubi di notte. E il padre adottivo va da lei, la consola, e visto che lei non sa ancora leggere, le insegna appunto a leggere. E mano a mano che si va avanti con il libro, si capisce che la lettura per Leslie diventa una sorta di guscio, di nido dal mondo esterno, perché lei si sente da un lato abbandonata dalla madre naturale, che cioè, si chiede come mai l'abbia lasciata loro, cioè, poi continua ad avere gli incubi su suo fratello, e quindi si crea questa sorta di cuscinetto ovattato dal mondo esterno. E anche un po', diciamo, per proteggersi dalla madre adottiva, che nei suoi confronti è cattiva. Ad un certo punto ci sarà una svolta nel libro perché subentrerà un altro personaggio. Il personaggio è quello di Max, che è un ebreo tedesco, e arriva da loro chiedendo ospitalità se possono nasconderlo, insomma, e loro gli danno rifugio in cantina. Tra Max e Leslie nascerà una profonda amicizia e lui 2 anni dopo sarà costretto ad andarsene per vari motivi e anche in quel caso, cioè, ci sarà molto male Leslie, no? E quindi anche in quel caso la lettura le farà da guscio, da protezione verso la perdita di un amico. E poi altri vari motivi, sempre collegati alla scomparsa di Max anche. Il padre di Leslie sarà mandato in guerra e quando poi torna, accadranno molte cose, però qua non voglio aggiungere nient'altro perché poi c'è già la parte finale, quindi non voglio rivelarvi niente. Allora, diciamo che grazie a questo libro si capisce veramente la potenza delle parole, perché se per Leslie da un lato sono appunto un rifugio dal mondo esterno, no? Perché le servono per proteggersi dal dolore in qualche modo, no? Però dall'altra Leslie non ca cioè, si chiede come mai, diciamo, si pone l'interrogativo del. Non che si pone l'interrogativo, però ragionando si dice che le parole in mano a delle persone cattive possono anche fare del male, cioè che possono essere sia un rifugio ma anche uno strumento per fare del male alle altre persone. Quindi dipende da come vengono usate le parole. Perché proprio grazie alle parole che Hitler ha costruito quello che ha costruito, quindi grazie alle parole e alla propaganda.
e Leslie dà appunto la colpa a Hitler se il padre adottivo è andato in guerra. Quindi è per quello che è un po' titubante in alcuni momenti, però poi alla fine per lei prevale diciamo, la forza buona delle parole in qualche modo. È un libro che è scritto veramente benissimo, è un libro che ti fa commuovere, come ho detto, soprattutto nella parte finale. È un libro che ti emoziona, che veramente merita di essere letto. Poi è una scrittura molto, cioè molto discorsiva, molto veloce. Poi non sono neanche pagine proprio di quelle fitte, 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 come potete vedere. Poi ci sono anche dei disegni, insomma. Merita veramente di essere letto. Poi diciamo che la cosa che un po' colpisce è che la morte si sente in qualche modo vittima degli esseri umani, no? Che fanno le guerre per far lavorare di più la morte, che gli uomini si danno da fare per farla lavorare, quindi c'è anche un po' dell'ironia in questo. Quindi, cioè, ve lo consiglio vivamente, è veramente un libro bellissimo. Con questo è tutto, se avete letto fatemi sapere cosa ne pensate, o comunque se avete visto il film fatemi poi sapere cosa ne pensate. Ciao!